europei per i bambini, come dire, hanno un atteggiamento molto molto conservativo. Io, prima di entrare nel dibattito, diciamo, medico, chiederei a Maurizio Rainisio, che è matematico, esperto in statistica medica, 45 anni di esperienza nella ricerca clinica e in epidemiologia, e quindi tutto quello che riguarda appunto la gestione di queste appunto epidemie, come consulente dirigente tecnico, e soprattutto ha collaborato insieme a Sara Gandini, direttrice del Dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, a delle ricerche che sono state anche tra l'altro inserite all'interno del Ministero della Salute e dell'Istruzione degli Stati Uniti, hanno anche, diciamo, partecipato a tanti studi che hanno poi fatto riaprire le scuole, insomma hanno, diciamo, competenza tecnica in materia. Allora, dottor Rainisio, com'è la situazione? Cioè, cosa dicono i numeri? Questa è la prima domanda. Intanto grazie per avermi invitato e buonasera a tutti. Io vorrei cominciare parlando di numeri e soprattutto facendo una cosa che di solito non si fa, cioè parlare di numeri in relazione all'età. E comincio con questa slide in cui si vede la mortalità divisa per sesso e per classi di età. La mortalità dovuta a Covid secondo i bollettini dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, in questa slide vediamo che nelle fasce di età, diciamo più giovani, fino a 50 anni, 60 anni, la mortalità è quasi irrilevante, sia per le femmine che per i maschi. Aumenta improvvisamente da 60 a fino a 90 anni per raggiungere dei valori veramente molto alti nei maschi con più di 90 anni, di cui dall'inizio di marzo, dall'inizio dell'epidemia a oggi, ne sono morti veramente tanti, ne sono morti 1 su 26, che è una cifra abbastanza spaventosa. Quello che invece non spaventa per niente sono i dati dei giovani. Se prendiamo l'età da 0 a 19 anni, sia nei maschi che nelle femmine, mettendoli tutti assieme, abbiamo avuto per tutta la durata dell'epidemia fino a ieri in realtà, abbiamo avuto 26 decessi. 26 decessi su 10,5 milioni di soggetti, cioè 1 su 500.000. Ricordiamo i maschi o anche le femmine di più di 90 anni, 1 su 36, 1 su 26, tra i giovani 1 su 400.000. Questo serve per dire che appunto la mortalità nei giovani e nei giovanissimi praticamente è inesistente, perché questi 26, la maggior parte di questi 26, erano bambini che avevano altri problemi, non erano bambini sani che sono morti da un giorno all'altro. Questo si rifletterebbe anche sui dati di morbilità. Purtroppo ISS fornisce, l'Istituto Superiore di Sanità fornisce i dati sui casi critici e severi, che sarebbero critici, che richiedono terapia intensiva, severi, che richiedono ospedalizzazione. Ultimamente questi dati sono diventati inaffidabili. Da gennaio fino all'inizio di giugno questi numeri erano molto bassi, dell'ordine di 4-7 a seconda della fascia di età, da 0 a 10 o da 10 a 19 anni, 4-7 per milione di prevalenza, cioè contemporaneamente ospedalizzati in terapia intensiva. Ogni giorno erano al massimo 4 bambini di 10, fino a 10 anni e 7 da 10 a 19. Dall'inizio di giugno questi numeri sono balzati in alto, delle cifre che a me sembrano impossibili, quindi penso che siano sbagliate. Ho interessato ISS di questo, ma non ho avuto nessun riscontro. Quindi questo dato anche ci indica come non solo la mortalità, ma anche la malattia grave da Covid-19 sia molto rara nei giovanissimi.
un'ulteriore prova viene dai dati di mortalità generale. Due o tre giorni fa l'Istat ha fatto una conferenza stampa dicendo mai tanti morti dalla fine della guerra. E probabilmente è vero, anche perché alla fine della guerra gli italiani erano almeno 10 milioni di meno di oggi. Non è vero, di nuovo, se guardiamo all'età, perché per tutte le età, le fasce di età da fino a 50 anni, a 55 anni in realtà, in tutti gli anni, in tutti gli ultimi 9 anni prima del 2020, cioè negli anni 2010, in tutte queste fasce d'età la mortalità è stata più alta di quella del 2020. Cominciamo a vedere un aumento della mortalità, cioè dei dati più alti nel 2020, a partire da 55 anni in avanti, però anche qui fino a 80 la differenza è inferiore a 1%. Tutti questi pallini rossi senza il numero vicino indicano una mortalità più alta nel 2020, ma non di più dell'1% in più. Da 85 in su invece abbiamo l'esplosione. Cioè, di nuovo, il problema è sempre un problema di età. Purtroppo quasi tutte le comunicazioni sono fatte indipendentemente dall'età. Cioè viene detto questo numero di morti, 170.000 morti, ma non si dice quasi mai che tutti questi morti sono persone molto anziane. Probabilmente anche molto malate, perché questo è un dato che purtroppo l'Istituto Superiore di Sanità non fornisce. Però a quanto pare in generale i morti, solo 3% dei decessi sono stati tra persone che non avevano patologie concomitanti. Detto questo, questo è per confermare ancora è l'andamento dei decessi nel 2020, e vediamo anche qui che fino a 55 anni la curva è piatta, la differenza tra il 2020 e i 5 anni precedenti da una curva piatta, non c'è differenza. Le differenze diventano macroscopiche nelle età più avanzate. E a questo punto quindi abbiamo visto che i giovanissimi non rischiano praticamente niente per il Covid. E vediamo un attimo quali sono invece i rischi che potrebbero essere attribuiti al vaccino. Non si sa, perché in realtà nello studio di Pfizer, che ha ruolato 1.000 ragazzi tra i 12 e i 15 anni e 77 tra i 16 e i 18 anni, abbiamo dei numeri che sono assolutamente troppo piccoli per poter valutare in qualsiasi modo la sicurezza del farmaco. Ho calcolato che con i 1.100 soggetti che sono stati esposti al vaccino in queste fasce di età, se ci fosse un evento avverso grave di qualsiasi tipo, con un'incidenza di 1 su 10.000, ne vedremmo, in quel campione ne avremmo visti due con una probabilità di 0,5%, cioè 1 su 200. Cioè una probabilità bassissima di vedere un'incidenza di 1 su 10.000 che sembra bassissima, ma che tra i nostri 10 milioni di adolescenti vorrebbe dire 1.000 ragazzi con quell'effetto avverso. Di questi effetti avversi in realtà non sappiamo nulla, proprio zero, perché negli studi clinici questi non sono considerabili. Quindi, parlando di rischio-beneficio, che è sempre il dato più importante quando si parla di un farmaco, parlando di rischio-beneficio, vediamo che il beneficio derivante dal vaccino per i giovani potrebbe essere di risparmiare un decesso ogni 400.000 ragazzi, mentre per quanto riguarda gli eventi avversi non siamo in grado di escludere eventi avversi relativamente infrequenti ma comunque importanti come eventi avversi che hanno una probabilità su 10.000 di accadere.
A questo punto vorrei parlare un attimo. Sentivo un disturbo. Vorrei parlare un attimo di uno studio molto importante che è stato pubblicato sul British Medical Journal. Ecco, dottor Nainisio, un minuto ancora perché poi dobbiamo andare a conclusione. Grazie. È un editoriale che fa una considerazione molto importante che indicherebbe che a lungo termine non vaccinare i giovani potrebbe avere un beneficio per loro stessi. Infatti, secondo il board del British Medical Journal, la malattia che nei giovani è molto debole, non è grave, indurrebbe un'immunità di molto più lunga durata e quindi permetterebbe ai giovani di restare immuni per tutta la vita, eventualmente riammalandosi, però riammalandosi sempre in modo lieve. Penso che le altre considerazioni di tipo etico e clinico le faranno i miei colleghi, quindi finisco qui. Grazie. Grazie, grazie mille a lei, dottor Nainisio, per i dati matematico-scientifici e statistici che ci ha portato a disposizione di questo dibattito.